Assolutamente sì, c'è un po', intanto c'è un modo di lavorare diverso per l'attore, perché quando tu come dire, devi interpretare Fausto Coppi, innanzitutto hai una quantità di informazioni, che non sono soltanto quelle della fantasia dello scrittore che ha scritto quella sceneggiatura o quel personaggio, ma hai la documentazione filmata, in quel caso hai... puoi conoscere la sua voce, puoi conoscere il suo accento, puoi conoscere il modo con cui stonava la canzone famosa che cantò al musichiere e così via, ecco. Per cui c'è una serie di problemi, quindi il tuo modo di lavorare cambia perché... però cambiano anche i nemici, cambiano anche i detrattori, quelli dici no, non era così, no, non va bene. Quella dice no, va bene. E ricordo questa cosa che incontrai Gala da lì, e un anno dopo che avevo fatto Coppi, e non mi strinse la mano. E io ci rimasi male, non si fa. Io pensavo era solo un geloso che non avevano fatto Bartali, questo poi per fortuna Favino ha fatto Bartali qualche anno dopo, e così via. Ho fatto personaggi come Rossini, con Mario Monicelli, dove non c'era la documentazione, naturalmente, non c'era il cinema, però c'era la musica. E quindi c'è un'informazione emotiva precisa, no? Per cui molti riferimenti li puoi trovare da là. Padre Pio poi è stata per me un'esperienza nazional popolare e allo stesso tempo anche molto, come dire, profonda, perché come dire andare giù da quelle parti e scoprire quanto quest'uomo, al di là della fede, al di là del costume e al di là della cultura, quanto quest'uomo fosse, incidesse sulla psiche, e non soltanto sulla spiritualità, sulla psiche di migliaia e migliaia e migliaia di persone. Ma fu un'esperienza molto, molto forte da tutti i punti di vista. Mi ricordo che prima di girare, di cominciare a girare Padre Pio, ero andato in vacanza, avevamo una casa a Salina, le isole Eolie, e pochi mesi prima passavo qualche giorno lì e andai da un barbiere, sai, questi barbieri di paese, molto scravosi, però molto simpatico, così. Mi siete detto, in realtà, i capelli a terra, tanto mi sarei dovuto tagliare, perché i frati hanno, come sapete, i capelli molto corti. E questo barbiere mi cominciò a passeggiare intorno, a tagliarmi, disse, dottore Castellitto, quali sono i suoi progetti? Dottore Castellitto. Dice, ma adesso io farò Padre Pio. Fece un zoom indietro. Padre Pio, lei in persona. Dottore Castellitto. Le chiedo solo una cosa, la salute. E io dici, non si preoccupi, parlo io con...